che sta cosa è intollerabile. Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Hai iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccolina. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo. Tutto per Luigi e Sara. Ma cosa cazzo si credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riduceteli in sedie a rotelle, spaccategli la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri, a Chinatown. Big Beef potrebbe sapere. Tommy, tu va da Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da Beef. Sì, ok. Lasciate quei tempesti sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Forse ste stronze sono ancora nel nostro territorio. Io controllo qui in giro che se ne siano andati, mentre tu vai da Beef. Buona caccia. Sì, anche a te. Ok, una volta finito con Vinny, ci vediamo a Chinatown. Ok. Andiamo a spaccare qualche testa. Sono dei tempisti che mi mancano del rispetto. Che fine ha fatto il rispetto in questa città? Dei coglioni molestano Sara Pistrano. Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No, sono a posto, grazie. Io e Polly dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? È autografata da Baby Root in persona. Mi hanno minchiato, ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. A news report on the rising crime figures and the reaction from the... for his handling of the increase in violent crime, thinks otherwise. He said, there can be no dispute that times are hard for many. Jobs are fewer and farther between. But that simply is no reason to bite one's thumb at the rule of law. In fact, I feel that adversity has the potential of forging a hardier individual and a more harmonious family unit. Governor Wells... Finalmente! Forza, sono fradicio. Non capisco perché Biff si è trasferito in questa fogna. Lascialo in pace, è innamorato. Tutta menghiare, si è solo beccato la febbre gialla quando abbiamo rubato quel porno di Shanghai. A me lei non dispiace. Tieni un problema, Tommy, sei sempre troppo tenero con le ragazze. Bambolina, è un piacere. Falla uscire, Biff, dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace?
muoiono. Allora, che vi serve? Cerchiamo informazioni. Dei coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Pilli. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok, li conosco. Sono la vecchia stazione di servizio, a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per questo siamo da te, Biff. Quei dilettanti sei il migliore. Uscite dal retro e attraversate la strada. Li trovate lì. Vi ringrazio. Ci vediamo. Ehi, Poli, per la grana... Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Di cosa stavate parlando? Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Il mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classe, messicana. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota. I completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il sarto è messicano. Di origine, almeno. Vive a Hollebrook. Ma il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte. Ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito nulla. Li vedessi, li sapresti riconoscere. Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. Eccole là. Che sto piano? Ora ci vado e inizio a pestare tutti. E tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da solo. No, è una cosa che si fa spesso. Forse conviene non praticare. Più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy, ecco il tipo dell'altra notte. Prendetelo! Ragazzi, è venite qui. Subito! Prendetelo! Sei una nullità! Ecco perché non conviene mettersi con Johnny Roy! Gesù! Passa da lì. Ok, okay, va bene. Billy, dobbiamo andare ora. C'è un barco verso Bill! Facciamo a pezzi quei bastianelli, dobbiamo arrivare con lo stronzo!
Ventippen, ragazzi! Macchina, Tommy! Levati! Forza, non facciamoceli scappare! Ricarico! Attento, Tom, lasciate la lagata! Tranquillo, ci penso io. Hanno chiamato rinforzi! Fassela sotto così in fretta. Nonostante la pioggia si vede la striscia che lasciano dalla macchina. Quegli stronzi si pentiranno di aver puntato Sara, eh? Stupido figlio di puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Pensaci tutto. No, 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 aspetta. Ti prego. Cazzo, io non voglio morire. Cristo, Tommy! Non devi fatti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? E scherica. Ma anche questo è sistemato. E che cazzo, Tommy? Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a Sara, sì? Sì. Solo... Ehi! Scogliamocela prima che arrivino gli spiriti.